Papà al Cubo, che sarà da domani fino al 10 novembre, scusate, in scena al Teatro Duse di Roma. Buongiorno Patrizio, benvenuto a Voglio Vivere Così su Radio Yes. Sì, buongiorno a tutti, grazie. Ma grazie a te di essere qui con noi. Allora, siete in fermento, so che siete in momenti di prove in queste ore, perché domani c'è la prima, appunto, al Teatro Duse, come stavamo dicendo. Il titolo dello spettacolo è Papà al Cubo. Vuoi intanto darci qualche indizio rispetto alla trama di questo spettacolo? Sì, guarda, come hai detto tu, siamo veramente in fermento, ormai mancano poche ore, siamo già qui in teatro per costruire, insomma, la scenografia e tutto. Questa è una storia, Papà al Cubo è una storia prima di tutto di amicizia, uh-huh. È una storia di amicizia ma anche di una neonata un po' allo sbaraglio. Questi tre coinquilini si trovano questa neonata e cosa fare, e si pongono la domanda: perché non crescerla? Purtroppo in una società italiana come adesso si pone la domanda: ma è giusto dare una famiglia diversa? Quindi non etichettarsi subito con il termine mamma e papà. Anche perché c'è un aspetto importante in tutta questa storia. Uno dei tre coinquilini è comunque gay, quindi mm-hmm. poniamo proprio l'aspetto su: può un omosessuale, insomma, far crescere una bambina? È giusto? Basta davvero solo l'amore, o bastano i soldi, o bastano le condizioni? Cosa basta per far crescere un bambino e dargli un futuro? E quindi noi, con estrema ironia ma con estrema leggerezza, ci poniamo delle domande. E poi, insomma, per chi verrà a vedere lo spettacolo scoprirà quali sono le risposte poi giuste a queste domande. Sappiamo dalle anticipazioni che abbiamo letto nel web che sembrerebbe un lieto fine questo che tu hai appena raccontato, anche se non l'hai svelato troppo, ovviamente. Però questo lieto fine verrà messo a dura prova dall'arrivo di qualcuno, una certa Valentina. Sì, perché a un certo punto nella vita, tra virgolette, tranquilla, perché appunto c'è la bambina di questi tre ragazzi, arriva Valentina, la nuova vicina di casa, e Valentina rappresenta un po' la giusta società, perché si innamora di uno dei coinquilini, quindi è anche una storia d'amore, ma che lavoro fa Valentina? E si scopre proprio che Valentina è un'assistente sociale, uh-huh. e quindi metterà a dura prova non solo i nostri nervi ma anche le nostre domande ormai, e quindi Valentina ci fa entrare in crisi, e da un confronto anche abbastanza forte con Valentina rispondiamo alle nostre domande. Quindi diciamo che Valentina appunto rappresenta la giusta società. Ecco, tra virgolette. Allora andiamo a scoprire un po' meglio questi personaggi. Luca, da sì. Chi è interpretato? Luca è interpretato da me. Perfetto. Ed è appunto un ragazzo in carriera, un ragazzo gay, quindi che vive a Roma, uh-huh. e che comunque vive le problematiche che, per quanto mi riguarda, anche abbastanza inutili, che si pongono, le problematiche che ci sono davanti al mondo gay, il matrimonio, le adozioni a distanza. Quindi questo è Luca. Poi c'è Orlando invece, che è un personaggio particolare, perché Orlando è chiuso emotivamente nonostante abbia una laurea in ginecologia, quindi che sia aperto, diciamo, alla vita. In realtà decide di lavorare poi in un call center proprio perché ha delle chiusure proprio nei rapporti. E infine poi c'è il personaggio più divertente, che è Paolo, interpretato da Manuel Ricco, che praticamente è lo sciupafemmine. Lo sciupafemmine, quello più superficiale, ma che poi un evento tragico mostrerà una certa sensibilità. Tra l'altro voglio ricordare che il ruolo di Orlando è interpretato da Alessio Salvatori, che non l'avevo detto, e quindi questo è quanto, insomma. Oh, sarà sicuramente molto interessante. Poi tratta un tema prettamente attuale, no? Vogliamo dire, insomma, qual è l'aspetto, insomma, l'atteggiamento della società nei confronti di queste delle coppie gay che vogliono adottare un bambino. In questo caso sono un gruppo di ragazzi che si trovano tra le mani questa bambina e quindi devono fare l'esperienza di diventare genitori. Ma qual è secondo te il rapporto tra la società di adesso, quella italiana in particolare, perché
perché sappiamo che invece in Europa e in altri posti del mondo la questione, la situazione è un po' diversa, no? E quindi secondo te qual è la situazione attuale? Cioè, riusciremo un giorno ad avere una società un po' più all'avanguardia che non stia lì a guardare questi aspetti della vita quotidiana di ognuno, oppure credi che sia un ostacolo insormontabile? La situazione in Italia per quanto riguarda questo argomento è ancora abbastanza arretrata, basta vedere che insomma in tutti i paesi, ormai anche in Europa, tutti sono aperti ai matrimoni gay e quindi sono aperti se non altro a un tipo di famiglia diverso. Io credo che per quanto mi riguarda in Italia si parli tanto in realtà per nascondere i reali problemi del paese, fondamentalmente. Io non posso pensare che davvero nel paese in cui vivo il problema più grande siano il matrimonio tra due persone dello stesso sesso. Ecco, mi sembra anche abbastanza ridicola come cosa. E i problemi sono altri. Capisco, sì, giustamente da una parte quello che E pensiamo questo lo è. anche qui, insomma, io E questo personalmente. lo andiamo a scontrare proprio con, nello spettacolo lo andiamo a scontrare proprio con il ruolo di Valentina, che è interpretata da Alessandra Verdura, e che appunto ci pone davanti a delle domande. Ha delle domande giuste o sbagliate, questo non lo sappiamo, però ecco, mi piacerebbe non svelare il finale, così invitiamo Assolutamente, gli ascoltatori di Radio Yes. suscitiamo la curiosità di tutti gli ascoltatori. Assolutamente sì. Ma qual è stata l'idea? Come è nato questo spettacolo? Come ti è venuta la voglia di farne la regia? Allora, guarda, in realtà, infatti, come mi è venuto? Ma chi me l'ha fatto fare? No, scherzo. No, guarda, ti spiego. In realtà, venivo da esperienze teatrali abbastanza felici e volevo mettermi alla prova con un testo più bello. E assieme ad Alessio Salvatori avevamo scovato questo testo, e di Antonio Grosso, ci tengo a dirlo, Sì. E ci è subito divertito. Quindi abbiamo deciso, ci siamo proprio chiesti, ma perché non farlo? E ci siamo messi all'opera. Non è stato facilissimo perché poi il testo originale aveva dei vincoli abbastanza pesanti, quindi ho fatto tutto il lavoro di riadattamento e a 27 anni mi sono detto, ma siccome lo spettacolo lo leggevo, ce l'avevo nella mente, ho detto, ma se facessi la regia? E ho detto, ma sì, io credo che in ogni cosa poi uno deve buttarsi. E ho provato, io spero molto umilmente, cioè molto in punta di piedi. Mi sono messo a questa regia e spero di aver fatto quantomeno un lavoro dignitoso. Ecco, tu Poi non lo hai citato la tua età, infatti la cosa che mi ha colpito è che il cast è costituito da persone tutte molto giovani. Siamo tutti giovanissimi. Emanuele Ricco è il più vecchio, tra virgolette, ma ha appena compiuto 30 anni. E poi abbiamo Alessio Salvatori che ne ha 28, Alessandra Verdura che ne ha 26, mi suggeriscono. E io 27. E poi in scena ci sarà la guest star vera e propria di soli 7 anni, Oh, bellissimo. che è Anna Giulia Battaglia, che interpreta la piccola Sara cresciuta da grande, perché poi lo spettacolo è anche carino perché vede degli spazi temporali pazzeschi, ma anche attraversiamo anche eventi storici importanti che hanno cambiato non solo il modo di vedere il paese, ma anche forse la sensibilità delle persone. Quanto tempo ci E hai quindi messo? Scusa se ti ho interrotto. Quanto tempo ci hai messo a mettere su il cast, a trovare il teatro, insomma, a fare tutte le cose che bisogna fare nel momento guarda, in cui vai in scena uno spettacolo? questo spettacolo, la prima volta che l'ho avuto tra le mani era il mese di maggio. E quindi maggio abbiamo cominciato a leggerlo. Tra l'altro, poi abbiamo fatto dei provini per cercare il ruolo di Valentina e abbiamo trovato Alessandra Verdura. E invece, per il ruolo di Manuel, lo volevamo proprio. Avevamo sia io che Alessio Salvatori lavorato con lui, ed è un bravissimo attore, quindi lo volevamo assolutamente nel cast. Quindi Ci ecco, siete è riusciti, li stato hai un cast convinti scelto tutti. in amicizia. Li hai Sì, convinti li ho tutti. convinti Sicuramente tutti. convincerai anche i nostri ascoltatori che saranno tuoi Guarda, spettatori. grazie. Io almeno all'inizio li ho convinti, forse dopo si saranno un po' pentiti, però io ce l'ho messa tutta, ecco. Allora ci sentiamo anche dopo la prima, magari ci saranno dei ripensamenti, chi lo sa. Ecco, sì, dopo domenica, che insomma finisce questo primo ciclo,
Non lo so se mi parleranno ancora, ma penso di sì, sì. Ma sì, sicuramente sì, è uno spettacolo molto divertente, non è vero? Sì, è soprattutto molto divertente e soprattutto tocca delle tematiche senza entrare, senza dare un giudizio, tocca queste tematiche con ironia, con leggerezza, perché poi davvero i problemi, come ti dicevo prima, i veri problemi sono altri, non è possibile che per un paese il problema sia se far sposare due persone dello stesso sesso oppure no. È tutto, lo vedo un po', come ti dicevo, quasi un voler nascondere i reali problemi, e nello spettacolo si vedranno quali sono poi i reali problemi, perché accadono dei eventi tragici. Ok, perfetto. Quindi, allora ci hai convinto, anche noi di Radio Yes saremo al Teatro Duse da domani fino al 10 novembre, quindi fino a domenica. Papà al Cubo, un testo di Antonio Grosso, il regista è Patrizio De Bustis, nonché attore, quindi andate a vederlo insieme ad Alessio Salvatore, Manuel Ricco, Alessandra Verdura, sì, e la piccola Anna Giulia Battaglia, tutti al Teatro Duse, mi raccomando. Questa è Radio Yes, grazie a Patrizio De Bustis, a presto. Grazie, vi aspettiamo, ciao.